Ciao bimbi, guardate quante cose ho preparato. Siamo pronti oggi per fare il mare in barattolo. Allora, vi avevo detto che ci servirà un barattolo e la pistola a caldo, dei colori e poi, diciamo, vi avevo detto dei due pezzettini di plastica. Allora, io questi due pezzettini di uguale misura li ho ricavati da una bottiglia. Vedete? Ho tagliato il collo. E l'ho ricavati, vedete qui è bucata, da queste due parti, ok? Allora, se avete dei pennarelli per indelebili vanno bene quelli, altrimenti andrà bene anche della tempera acrilica. Quindi prendiamo la tempera che io già ho posizionato, mi servirà poca ovviamente, e andiamo a disegnare sopra questa bottiglia allora le alghe. Vedete? Perché? Perché si tratta del mare, eh? Nel mare ci sono le alghe. Vedete? Ecco qua, andiamo magari a riempire di nuovo dove non è proprio venuto bene, perché disegnare sulla plastica è un po' complicato, eh? Vi consiglio di usare un pennello fino perché appunto la superficie è piccola. Ok, dopo di ciò andiamo a fare magari dei puntini rossi, quindi sciacquiamo il pennello e con il rosso andiamo a fare dei pesciolini, per esempio, no? Facciamo la testa e la coda, la testa e la coda, ok? E adesso lasciamo che si asciughi. Intanto che il nostro disegno si asciuga, quindi lo possiamo mettere al sole. Andiamo a realizzare, a mettere all'interno del nostro barattolo, ci facciamo colare un po' di colla a caldo, magari facciamoci aiutare da mamma e papà, ecco qua, ci andiamo a mettere dei sassi che io avevo raccolto prima. Lasciandoceli cadere tranquilli, si incolleranno da soli, eh? Ecco qua. Una volta asciutto, controlliamo che tutti i sassi si siano attaccati e andiamo ad aggiungere dell'acqua. Non lo facciamo proprio pieno, che poi l'acqua si dovrà muovere, no? Quindi facciamo così. Molto bene. Aggiungiamo un po' di colore blu, ma veramente pochissimo, bambini, all'acqua. Guardate, io lo faccio addirittura col pennello, pochissimo. Magari un altro po'. Ok, vedete, gli dovrà dare soltanto, diciamo, un po' di colore, leggero leggero. Poi io ho queste perline celestine, ce ne andrò a mettere un po'. E poi un po' di porporina. Io ce l'ho argentata, però potete mettere quella che volete, anche blu o oro. Ok. Così. Poi nel frattempo il nostro disegno si è asciugato, quindi andiamo a prendere anche l'altro pezzo di plastica che avevamo preso prima e andiamo piano piano, lentamente, con la colla a caldo ad unire i due pezzettini. Piano piano perché può darsi che la colla ci possa bruciare un po' la plastica, quindi andate piano perché poi magari ci brucia pure le manine, eh. Allora, un po', andiamo a fare, diciamo, una pellicola protettiva per il nostro disegno, vedete? Ecco qua. Adesso, con la colla a caldo,
Andiamo a fissare la plastica sul tappo. Quindi mettiamo la colla sulla plastica e la mettiamo sul tappo. Una volta posizionata, diciamo così, andiamo a mettere altra colla in maniera tale che non si muove proprio la nostra plastica. Vedete, intorno la sto mettendo, eh? Mi raccomando, non ci mettete le manine, ok? Diamogli qualche istante per solidificarsi. Soffiamo un po', basterà proprio qualche istante, eh? Ecco qui, adesso è asciutto, quindi inseriamo la plastica all'interno e chiudiamo il nostro barattolo. E ecco qua il mare in barattolo. Se poi lo scuotiamo, la porporina, vedete, creerà un bellissimo effetto all'interno. Ecco qua, un modo carino per avere il mare sempre con noi. Poi vi do un consiglio: se volete, potete con un po' di stoffa rivestire il tappo, così sarà un bellissimo barattolo da mettere nella vostra cameretta. Aspetto i vostri, eh? Ciao bimbi!